Faccio parte di quei 350.000 esuli che lasciarono le loro terre, case e tombe, amicizie e affetti. Abitavo a Citanova, un paesino dell'Istria. Quando le truppe jugoslave occuparono le nostre terre, mio padre era convinto che i nuovi occupanti avrebbero portato pace e benessere per tutti. Purtroppo dovette cambiare presto opinione e come lui tutte le persone che avevano come ideale il socialcomunismo del marxismo e leninismo. Le vessazioni e i soprusi iniziarono subito. Eravamo appena usciti dalle brutture del nazifascismo e ci trovavamo davanti a brutture altrettanto gravi e inaspettate. Le persone erano obbligate a partecipare alle assemblee, ai comizi, alle sfilate e chi si esimeva veniva invitato, non molto cortesemente, a volte con pugni e calci, a parteciparvi, altrimenti veniva preso di mira come nemico del popolo. Le proprietà private venivano espropriate per passare allo Stato. Tutto questo senza alcun rimborso. Mio padre aveva cercato di salvare qualche cassa di merce in soffitta. Purtroppo, durante una perquisizione, le trovarono e per questo venne condannato a 4 anni di carcere. Dopo 2 anni lo lasciarono libero per buona condotta. Nell'aprile del 1937 un giovane sacerdote fu trasferito nella nostra Citanova. Egli si attivò subito nel seguire i giovani dell'Azione Cattolica, senza dimenticare i suoi doveri pastorali, recandosi nelle case dei poveri e degli ammalati, spendendo anche quelle sue striminzite economie. Nel 1939 venne trasferito a Villa Gardossi, costituita da casolari sparsi per la grande campagna dell'Istria, continuando la sua missione. La gente lo amava e lo rispettava, ma questo dava fastidio all'amministrazione jugoslava, che odiava la Chiesa e il clero. Nel 1946, passando per la stradina di una zona boscosa, trovò i suoi assassini, che dopo averlo malmenato lo fecero precipitare nella foiba di Martinese. Mario Maffi, cuneese, ufficiale esperto di mine ed esplosivi, speleologo e fotografo, viene convocato nel 1957 dal Ministero della Difesa per una missione segreta che lo porta a diventare testimone di una delle più atroci pagine del secondo dopoguerra, le foibe. Tale esperienza rimase coperta per 50 anni dal segreto militare. Nel suo libro Un alpino alla scoperta delle foibe descrive l'orrore di quel ritrovamento. Tra il pietrisco spuntavano ossa umane, una mandibola, alcune costole, vertebre, il braccio di un bambino, lembi di divise militari tedesche. A un certo punto si era accorto di camminare su un tappeto di ossa umane. Dopo 50 anni di silenzio forzato, ha potuto finalmente raccontare la sua terribile esperienza. C'erano anche i campi di concentramento. Borovnica era considerato tra i più duri. Vi furono imprigionate migliaia di persone, tra militari, italiani, soldati tedeschi e comunisti sloveni oppositori al regime di Tito. Si calcola che tra il 1945 e il 1946 vi morirono dalle 3.000 alle 5.000 persone a causa delle terribili condizioni di vita. La maggioranza di questi aveva un'età compresa fra i 16 e i 25 anni. Poco per volta paesi e città si svuotarono.
nel 1954 anche per noi la partenza. Su di un camion, con le cose necessarie e pochi soldi nascosti nella stufa. Passato il posto di blocco che ci portava a Trieste, vidi mio padre piangere a dirotto. Credevo fosse per tutto ciò che aveva lasciato, ottenuto con tanti sacrifici, e cercai di consolarlo. Ma lui, abbracciandomi, disse: «Piango di gioia, perché finalmente sono un uomo libero».